Antonello Cracolici, deputato regionale del PD, oggi per l'iniziativa che vuole rilanciare il Partito Democratico che sta vivendo una profonda crisi in Sicilia. Quali sono le vostre proposte per rilanciarlo? Intanto, prima di tutto, bisogna acquisire che abbiamo perso e dobbiamo affrontare con serietà le ragioni di una sconfitta che arriva da lontano, perché non è l'unica sconfitta che abbiamo subito in questi ultimi mesi. Secondo, è chiaro che va ricostruita un'identità, un partito come il Partito Democratico, che deve essere il cuore dell'area progressista e di quello che diciamo, di quel mondo che si riconosce nel centro-sinistra, deve innanzitutto essere riconosciuto tale dall'opinione pubblica, dalla società. Occorrono nuove idee, occorre un nuovo alfabeto in grado di affrontare i problemi di oggi dei nostri ragazzi, delle famiglie. Noi non possiamo essere una forza politica che assume su di sé l'idea di un'Italia in cui tutto va bene, di un mezzogiorno in cui tutto va bene, perché il mezzogiorno in questi ultimi anni è peggiorato la condizione di speranza delle persone. Ecco, io credo che una forza come la nostra deve avere il coraggio di essere in grado di promuovere l'idea del cambiamento. Non possiamo apparire i gestori di uno Stato che molto spesso crea soltanto frustrazioni, crea diseguaglianze. Ecco, ripartire da noi. E per fare questo occorre che un partito sia un partito plurale, largo, che si rivolge all'insieme della società, ma mantenendo la propria identità, definendo ciò che è l'esatto contrario di ciò che abbiamo fatto. Noi in questi ultimi tempi abbiamo, favorito l'idea che il PD fosse più un contenitore che un contenuto, più una lista elettorale che una comunità in grado di condividere dei valori. E credo che sia questo uno dei grandi problemi che negli ultimi anni l'idea parziale che la leadership da sola fosse sufficiente a spostare l'opinione pubblica, questa idea si è dimostrata illusoria e ci ha consegnato molte macerie. Adesso si tratta di ricostruire, ripeto, sapendo che dobbiamo innovare noi stessi, innovare i nostri contenuti, innovare anche perché è evidente che questo successo che hanno avuto i leghisti e i 5 Stelle in Italia e nel Mezzogiorno si dimostra anche un successo certamente forte, ma che negli ultimi tempi ormai una cosa è chiara, che i successi sono liquidi, come un po' la società lo è. Quindi può succedere, come mi auguro, che nell'arco di un breve periodo cambino gli orientamenti del Paese. Noi dobbiamo attrezzarci per promuovere i cambiamenti del Paese. Secondo lei chi è il responsabile del tracollo elettorale del Partito Democratico in Sicilia? Beh, certamente chi ha fatto dell'idea di una SPA, di una società per azioni dove raccogliere tutto il contrario di tutto nel contenitore PD, alla fine questo ci ha fatto fuggire migliaia e migliaia di elettori, perché hanno probabilmente ritenuto più credibile come forza di cambiamento il Movimento 5 Stelle, anche di una parte di quegli elettori che sono tradizionalmente elettori della sinistra e del centro-sinistra. Quindi chi sono i responsabili? Chi ha fatto di questa una pratica? Mi riferisco a Faraone, che è stato in qualche modo l'interprete di una certa idea del renzismo, che alla fine ci ha lasciato una serie di problemi enormi.